È un disegno che distrugge il Servizio Sanitario Nazionale. Ci sarebbero 21 servizi sanitari regionali e le regioni più piccole o quelle più disagiate, tra queste la Calabria, verrebbero desertificate letteralmente. La Calabria già oggi è in fondo a tutte le classifiche e noi ci battiamo nei confronti della giunta regionale, così come nei confronti del governo nazionale, perché a questa regione, ai cittadini di questa regione, vengano dati i diritti e i servizi di cui hanno bisogno. C'è una mobilità dalla Calabria verso il nord enorme, preoccupante, sia per i malati oncologici che per altri interventi molto più semplici. Questa cosa dell'autonomia differenziata distruggerebbe anche quel po' di sanità che ancora c'è in questa regione. Ma su questa materia c'è uno scambio scellerato tra la Lega, che vuole l'autonomia differenziata, e il primo ministro Meloni, che vuole il presidenzialismo, il premierato forte. Non si capisce perché Forza Italia, in particolar modo il presidente Occhiuto, debba aderire a questo scempio che penalizza la Calabria, penalizza tutto il Mezzogiorno e penalizza alla fine anche il Nord, perché l'autonomia differenziata non rende più forte il paese, lo rende meno competitivo, dividere la secessione dei ricchi, come qualcuno l'ha chiamata, l'autonomia differenziata, rende tutta l'Italia più debole e quindi siamo al paradosso di nazionalisti, patrioti che dividono la patria. Per dire no all'autonomia differenziata, come stiamo facendo in queste settimane, così come abbiamo fatto in aula al Senato, così come continueremo a fare nei territori, perché bisogna dire no a quello che noi abbiamo ribattezzato lo Spacca Italia, un provvedimento che vuole dividere l'Italia, targato Meloni, targato Lega Nord. Noi diciamo assolutamente no a dividere l'Italia, diciamo semmai che al Sud servono investimenti veri, servono investimenti per recuperare il gap con il Nord del paese, serve soprattutto il cuore della battaglia politica, che è una sanità giusta, una sanità pubblica, una sanità che sia al pari passo con le altre regioni d'Italia. Continuiamo ad avere una migrazione sanitaria gigantesca, immaginiamoci cosa avverrebbe anche con l'autonomia differenziata approvata. Aumenterebbero ancora di più i divari, aumenterebbero ancora di più una sanità positiva o comunque che va meglio al nord e una sanità al sud che non riesce a trovare medici, ospedali al collasso, tutte le notizie drammatiche che tutti conosciamo. Tutto questo è inaccettabile, per questo il Partito Democratico è in campo, è in campo con iniziative, con un forte, diciamo così, radicamento territoriale per spiegare ai cittadini che bisogna dire no all'autonomia differenziata per l'oggi, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nuove generazioni calabresi e meridionali. I LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, vanno definiti e vanno finanziati e quello va fatto a prescindere dall'autonomia differenziata, quindi quello è un diritto che va, diciamo così, colmato da parte del governo verso il Mezzogiorno e verso la Calabria. L'autonomia differenziata dovrebbe partire da quell'assunto. Siccome quell'assunto non c'è, perché i LEP non sono né definiti né finanziati, l'autonomia differenziata di fatto è una secessione mascherata, è la secessione dei ricchi, è la vecchia e drammatica idea della Lega Nord di Bossi, che oggi si tramuta con un nome ostico, autonomia differenziata, che magari i cittadini non prende direttamente, ma di fatto poi si arriva a quel risultato là. Le regioni del Nord andranno sempre meglio e potranno correre sempre meglio, le regioni del Sud purtroppo andranno ancora più indietro e i divari aumenteranno.